Lecce, Pescara, Pescara, Palermo, Ascoli, Pescara. Tre partite in una settimana, due scontri diretti e il sentitissimo derby in programma al Del Duca domenica 7 aprile. Insomma, si decide molto del futuro dei biancazzurri in questo campionato. Subito i gelorossi di Liverani che sabato nel recupero hanno asfaltato l'Ascoli di Vincenzo Viverini. Sette gol bianconeri troppo brutti per essere veri. Un monito per il Pescara che preparerà a maggior ragione con puntiglio la sfida, ma anche per l'11 salentino che non può permettersi di affrontare con eccessiva sicurezza l'avversario di turno. Il Lecce è la rivelazione del campionato, gioca un ottimo calcio, sfrutta tantissimo le fasce, riempie l'area avversaria con gli attaccanti e soprattutto con l'inserimento dei centrocampisti. Su tutti di Tabanelli, già in rete nel match di andata, quota 6 nella speciale classifica riservata ai cannonieri. Una cooperativa del gol la formazione giallorossa, 10 Mancoso, come detto 6 Tabanelli, 8 Palombi, 5 Falco, 12 Lamantia, che in estate, ripeto, aveva bloccato Dall'Entella, salvo poi essere ingaggiato dal Lecce. Lecce che tuttavia sembra essere refrattario agli scontri diretti, appena 2 vittorie, entrambe centrate con Verona, 5 pareggi e altrettante sconfitte, 2 col Palermo, andata e ritorno, a Pescara lo scorso 5 novembre, a Brescia e a Cittadella. Insomma, non benissimo, ma dalla sua in questo momento la squadra di Liverani ha entusiasmo, organizzazione e consapevolezza. Il secondo posto, che significa promozione diretta, dista un solo punto, il primo occupato dal Brescia appena 2. Dietro però non è irreprensibile. 37 gol subiti, uno in più del Pescara, che dovrà giocare d'astuzia e puntare a quello che sa fare meglio, ovvero al contropiede. Fondamentali i rientri di Brugman e Mancuso. Il capitano che ha saltato le ultime 3 sfide potrebbe essere sgravato da compiti di copertura, come con Bruno Schermo davanti alla difesa, pronto a coprire le spalle dell'uruguaiano. Brugman avrebbe così più libertà di movimento per impostare, rifinire e andare alla conclusione. Per dirla con i numeri, una sorta di 4-1-3-1-1. Due mezzali, Memuscia e Crecco, e Marras sulla tre quarti alle spalle di Mancuso. Oppure, altra possibilità, 4-3-1-2, Brugman nella terra di nessuno a ridosso di Mancuso e di uno tra Monachello e Bellini, ma in questo caso resterebbe ai margini Marras, a cui difficilmente Pillon rinuncerà. Dietro permane il dubbio Campagnaro, scontato invece il rientro di Del Grosso. Solo ipotesi e congetture, ma un fatto è certo: Lecce sarà il primo snodo di un ciclo decisivo.